semi-integrale Rimor Sailer 669, fiancata destra, cerchi in lega, e ci sono anche altri quattro cerchi in ferro con su gomme montate, gomme da neve, che sono comprese, diciamo, nel prezzo. Tendalino fiamma F45, facciamo un giro. Qui vedete ci sono le scritte del proprietario, perché io, ripeto, la sto vendendo per un amico, un caro amico, che non ha più, purtroppo per problemi di salute, non può più utilizzarlo. Un mezzo tenuto bene, 669 Sailer della Rimor, montato su Fiat Ducato, 130 cavalli, multijet. Ora faccio una panoramica esterna e poi andremo dentro. Qualche colatura di trasudazione, di umidità della notte, che stamane abbiamo tirato fuori dal box presto. Questo è il motore, manomotore pulitissimo. Ci sono questi colori arancioni qui nel musetto, è vernice, non è adesivo, l'abbiamo, il proprietario era amante di questo colore e ci ha fatto il musetto perché era un po' rigato, rovinato. C'erano anche nelle annunci ci sono anche delle carta adesiva verde qui nello specchietto, che è stata tolta, e le scritte che avete visto dietro, soprannome, nome eccetera, verranno tutte tolte. Adesso faccio un attimo la panoramica qui della cabina. Eccolo qui il mezzo, cabina tenuta bene, in buono stato, sedili ok. Presenta il climatizzatore nell'abitacolo qui della cabina, non nella cellula, sia chiaro, insomma, nella cellula non c'è. A 41.000 km si vede lì, e mezzo tenuto bene, pulito, unico proprietario, non fumatori, ormai via passo di qui. Dinette centrale con piccolo divanetto sulla destra, e sulla sinistra un altro piccolo divanetto. E la porta per entrare, eccoci qui, con tre scalini, due scalini, c'è anche la pedalina per salire meglio, vano angolo cottura con acquaio, lavandino, rubinetto, tre fuochi veramente, da fuochi veramente si vede l'utilizzo del camper, proprio questo è stato veramente utilizzato pochissimo. E qui abbiamo il doppio panoramico, non ci sono infiltrazioni, sono sincero, c'è stato i primi anni, perché questi erano di difetto, delle infiltrazioni, però è stato tutto riparato, tutto risolto, delle piccole infiltrazioni, non è che ci pioveva. Qui ci sono tutti i portaoggetti, sopra cabina, sopra testa guidatore, di qua il pannello con tutte le varie, la strumentazione per le varie, diciamo, funzionalità, acqua, luce, batteria, sistema di ventilazione eccetera, piccolo televisore 20 pollici LCD, frigorifero bello grande con surgelatore, vedete che è pulito, non è massacrato come tanti camper che vediamo in giro, diciamoci la verità. Questo comunque è il reparto giorno. Qui, questo ragazzi è un camper ideale per la coppia, questo c'è un altro doblò qui con lo scorante chiuso, questo è un camper ideale per la coppia, tant'è vero che qui presentiamo un reparto notte con letto matrimoniale centrale in coda, e praticamente due reparti divisi come due comodini e due armadietti, proprio come l'armadio, insomma come in casa, poche parole, comodino e armadio, più c'è gli altri scaffali sopra
che fanno parte della soprabattuta della testa, diciamo, del letto. Questo è il letto matrimoniale, già che sono qui. Allora, là c'è uno specchio, e dietro quello specchio c'è il bagno, che ora inquadrerò, e qui c'è la doccia. Questo camper presenta una doccia separata dal bagno, divisa proprio nel reparto notte, nella parte della camera, a poche parole. La doccia bella, spaziosa, con il suo areatore, qui nella camera, e qui abbiamo il bagno separato. Eccolo qui, bagnettino, lavandino, finestra, qui non c'è l'areatore ma c'è comunque la finestra, lo specchio, con la sua porta. Questo è il reparto notte. Sotto c'è anche il letto, che è basculante, cioè che si alza per permettere, rimane proprio sollevato per permettere l'ingresso dell'acqua, e poi per metterci tutta la roba necessaria per viaggiare. C'è uno spazio incredibile qui sotto. E questo mezzo, qualcuno me l'ha chiesto, ma non ha garage, eh? Questo non è garage, qui siamo già all'interno della parte retro del mezzo. Questo camper non ha garage, non c'è nessun tipo di garage, ci si entra da qui, si mette il gavone, si mette l'acqua nel gavone, e c'è l'unico punto di accesso è questo, da dentro la camera. È tutto chiuso esternamente, questo mezzo non ha garage, no, siccome qualcuno me l'ha chiesto. Qui c'è un maniglione, perché è stato messo perché c'era la persona che aveva dei problemi per camminare, quindi è un sistema per aggrapparsi meglio. Ci sono le tendine con la doppia tendina, mezzo camera con le doppie finestre, mezzo è tenuto bene, vedete anche il soffitto non ha discrepanze, non ha, che sia un mezzo del 2008, insomma, però ecco. L'utilizzo, anche il pavimento è tutto suo originale, vedete, non ha assolutamente nessun problema di niente. C'è comunque la possibilità qui di spostarsi col tavolino, di far girare i sedili del guidatore e del passeggero, in modo da creare qui una dinette con 5 posti. Qui si forma un letto, questo diventa un lettino, praticamente questo mezzo sarebbe due posti letto matrimoniali e un lettino qui nel mezzo. Questo tavolo va giù e si forma un letto con testa qui e piedi di qua, o viceversa. Qui nel reparto notte c'è anche la porta che si chiude praticamente. Se uno vuole dormire magari qua, un altro cucina per esempio, c'è la possibilità di separare la camera da quest'altro reparto. Niente, naturalmente c'ha la stufa Truma, credo, canale, no, c'ha Webasto, sistema Webasto con l'aria canalizzata, c'ha la presa elettrica, altri accessori qua. Insomma, mezzo è valido come mezzo, come meccanica, come motore, come situazione degli interni. L'unica cosa di questo mezzo è che, per mio avviso, per la mia piccola esperienza che ho di camper, è un mezzo che è per la coppia. Questo è un mezzo ideale per la coppia. Reparto notte per la coppia, reparto giorno cucina dinette per la coppia, punto. In più qui, secondo me, ci sono dei problemi. Ora scendo direttamente dalla porta ingresso e lo vedete. Questo è il mezzo. Io vi saluto, e per qualsiasi cosa, tanto troverete i miei contatti nella descrizione. Arrivederci, alla prossima.